può partire che dal simbolo della città di Treviso, ovvero la Fontana delle Tette. Per l'occasione bisogna dire che abbiamo dei personaggi sotto mentite spoglie, perché potremmo dire che delle penne nere sono diventate penne rosa. Eccolo qua le penne rosa. Una volta tanto, levato il cappello, hanno deciso di sfilare proprio per dare nuova vitalità a questo Carnevale 2023. Allora, perché cominciare con la Fontana delle Tette? Beh, cominciare con la Fontana delle Tette credo sia un obbligo. Dopo due anni di pandemia è stata simbolo per il passato dopo una carestia ed è un simbolo oggi dopo questo periodo triste che abbiamo passato di reclusione forzata. E poi bisogna dire che questa marcia che porta fino in Piazza Duomo non può che partire da chi notoriamente è sempre in marcia, soprattutto in montagna. Certo che sì, anche perché mi ricordo in questo momento nel 1997 quando abbiamo fatto la sfilata degli alpini. Però non siete allineati a Copertico. No, siamo liberi sciolti, siamo un po' camuffati per l'esigenza e va bene così. Evviva il carnevale! Allora Simone, lasciamoli sfilare e andiamo avanti, perché il passo successivo è, diciamo così, il vescovo di Carnevale. Allora, come ci si sente in queste panni e soprattutto come ci si sente a iniziare di nuovo un divertimento? Un divertimento abbastanza valido. Siamo qui per una grande sfilata. E un po' di divertimento, per... divertimento per tutti. E allora lasciamo andare anche, qui abbiamo l'acqua santa e i diavoli, anzi le diavolesse. E poi abbiamo il sindaco di Treviso, con, eccolo qua, mancava, no? Mancava, ecco, cominciamo bene, eccoci qua. Allora sindaco, soddisfazione per vedere già le mura completamente. Simone, fai vedere quanta gente, perché dobbiamo far vedere quanta gente è venuta a Treviso, nonostante la giornata non sia proprio di splendido sole, significa che insomma c'è una volontà, quella di vedersi, di stare insieme finalmente. Diciamo che il sole lo hanno portato i trevigiani, no? È bellissimo, io mi sto divertendo come un bambino a tirare e ricevere coriandoli, ne sto ricevendo più di quelli che tiro, però tantissima gente, proprio perché c'è voglia di tornare a divertirci, a stare insieme, e queste sono le invasioni che ci piacciono. Diciamo che per un giorno, anzi per queste ore, lei non è neanche più sindaco perché ha consegnato le chiavi. Regina e lei Carnevale sono responsabili di quello che succede in città. Per le lamentele domani possono tornare da me. Ok, allora lasciamo andare il sindaco. Simone, andiamo invece a trovare la regina e il re Carnevale, perché sempre in questa testa del corteo, che poi vediamo già in fondo i primi carri, abbiamo il re e la regina di Carnevale. Allora, come sta andando, Sire? Bene, mi pare che si divertano un po' tutti. Senta, lei un po' di anni ce li ha. Siamo tornati ai vecchi tempi, siamo tornati alla tanta gente che ha voglia di divertirsi. Sì, penso proprio di sì, perlomeno da quello che vedo sulle mura. Di gente ce n'è molta. Senta, però io sto notando una cosa, che le chiavi le sta tenendo la signora, come mai? Perché comanda sempre il signore anche a sue case di re. E allora sentiamo anche la signora. Non è vero che comando io. Beh, però le chiavi le ha lei, mano. Beh, perché le pesano. Questa è la verità. Senta. E allora ci portiamo un po' alla... Però vedere tutti questi sorrisi, vedere tutta questa gente, sentire questa... Bellissimo, bellissimo. Era ora di tornare alla normalità. Cosa direbbe Franco Crespan? Avanti sempre! Esatto. Avanti. E allora sempre avanti. Simone, andiamo avanti, lasciamo gli armigeri, ricordando che poi questi sono i figuranti che troveremo alla vecchia metà quaresima. Quindi adesso ci godiamo il carnevale. Poi naturalmente a metà della quaresima c'è il famoso processo alla vecchia. Qui vediamo degli altri figuranti, ma li troveremo più avanti. E allora Simone, andiamo avanti, perché è giusto che i nostri telespettatori comincino a vedere le maschere, le mascherine. Guardate la bellezza di questi vestiti che ci riportano alla Serenissima, all'Ottocento, quindi c'è proprio anche cultura in questo tipo di vestizioni, perché va ricordato che le signore di classe un tempo vestivano così, anche i signori, devo dire, rosa è un po' particolare, però ci sta assolutamente. Guardate questi costumi, sono davvero eccezionali e vale la pena vederli sia in TV che dal vivo. Adesso noi andiamo sempre avanti, perché noi stiamo andando un po', come dire, controcorrente, perché siamo in testa nell'attesa che poi si comincino a vedere anche dalle altre nostre postazioni. E ora qua abbiamo un'altra roba importante, a spasso coe oche. Perché a spasso coe oche?
Ci devo domandare che questo è un contadino vero e proprio. E io cosa sei? Mi sono aiutante. Aiutante delle oche. Cosa vuoi dire a spasso con le oche? A spasso con le oche vuol dire prima si divertimo anche noi altri, prima di tutto. E fare allegria a questa gente, perché se è bella gente a Treviso. Voi altri da dove venivo? Noi altri siamo dei Dosson. Dei Dosson? Sì. E quindi più che a spasso con le oche bisognerebbe dire a spasso con Radicchio Rosso? Appena terminava la festa Radicchio Rosso. E adesso, siccome mi sono in pensione, ho tempo di andare a spasso con le oche. Ok, allora lasciamo andare questi ragazzi, anzi questi signori di Dosson. Devo dire che a spasso con le oche era, come dire, una delle particolarità della nostra vita contadina. Adesso invece io faccio sentire un po' della musica delle maggiorette e le facciamo vedere con Simone Merlo, perché vale proprio la pena vedere la loro performance. Che gli fa da contorno, abbiamo poi naturalmente tutta la, come dire, il seguito, ovviamente, perché la strada è lunga e il ballo per tutti questi chilometri, chiamiamoli così, che da Piazzale Burchiellati porta fino a Piazza Duomo, dove finirà la sfilata, e poi ci sarà naturalmente il giudizio della giuria per i vari carri. Adesso andiamo a vedere di fatto così uno dei primi carri che sa molto da orientale. Sono 19 carri, ve lo ricordo, 19 carri, e quindi cerchiamo di capire. Adesso andiamo a scoprire chi è il capocarro. Chi è il capocarro? Lui è il capocarro. Lei è chi è il capocarro? Ma chi è che ce lo spiega? Uno che sia bravo a spiegarcelo. Oscar. Allora sentiamo se Oscar. Allora, raccontiamo questo carro. Intanto chi siete, da dove venite? Noi veniamo da Casella d'Asolo e siamo un gruppo Viva il Paron dei Peri. Ormai Viva il Paron dei Peri! Viva il Paron dei Peri! Ma è viva o riva? È viva! Ah, perché dopo... di solito la barzelletta dice arriva, no al viva! Il nostro nome nasce proprio da questa barzelletta come gruppo. Ormai sono più di 20 anni che come gruppo frequentiamo i carnevali. E quest'anno ci presentiamo con le Genshe, quindi... Con le Genshe? Esatto. Ma non è un po', tema, un po' hard? D'altra parte abbiamo anche l'età, quindi non c'è nessun problema. Bene, allora intanto buona sfilata, grazie. Allora, gruppo di Casella d'Asolo, viva il Paron dei Peri, lo vediamo in cartello. E adesso andiamo a vederci le Genshe, perché, ciao ragazzi, siamo venuti qui per vedere la sfilata. E allora, Simone, facci vedere le Genshe a tutti noi. Questa danza, questa particolarità, devo dire che c'è una certa ricercatezza assolutamente per quanto riguarda così la composizione. E adesso invece vediamo la sfilata. Devo dire tanta roba, come direbbe qualcuno. Allora andiamo a sentire come ci si sente a fare la geisha. Bene, bellissimo, bellissimo. Ciao a tutti. Non è che si senta un po' così? No. Per un giorno all'anno va bene anche vestirsi da donna? Va bene così. Ci si diverte. Ecco, questo è importante. Vedete che, come dire, a carnevale ogni scherzo vale, quindi anche, come sempre, si può, come dire, alternare la propria personalità. Ancora tanto... Ma questo è un volto che vuole conquistare, come deve essere la geisha. Mi chiamo Felicia. La geisha. La geisha Felicia. Senta, ma la geisha deve avere molta arte di seduzione. Qual è l'arte di seduzione per questo carnevale? Lo sguardo e la gente che ci applaude quando passiamo. Fantastico. Grazie, grazie. Il riso è sempre bello. Grazie, grazie, molto bene. Allora adesso noi andiamo avanti. Non so se la regia vuole staccare anche sulle altre camere, se no io proseguo, vedo un attimo Simone cosa mi dice. Intanto continuiamo a far vedere quanta gente c'è sulle mura e ci avviciniamo agli altri carri. Ed ecco la fontana delle tette, per volontà
del signor sindaco della città di Treviso, Mario Conte, la fontana delle Tette che è spinta dagli alpini della sezione di alpini della città di Treviso. La fontana delle Tette non esce così spesso, anzi lo fa. Signor sindaco, buongiorno. Signor sindaco, è per sua volontà che la fontana delle Tette è presente. Della fontana delle Tette. Signor sindaco, per volontà sua la fontana delle Tette è stata spostata da quella piazzetta e ora sfila qui in questo contesto che mancava da 4 anni. E era una... voleva sfatare qualcosa, sfatiamo qualcosa. Sì, volevo che questa fosse la sfilata dei carri per lasciarci alle spalle un periodo particolarmente complicato che non voglio nemmeno citare, la fontana delle Tette. Questa è una rivisitazione dei nostri alpini che ringrazio sempre, serve per celebrare la fine di questo periodo brutto. Ovviamente non ci dimentichiamo di chi non c'è più, però guardiamo al futuro, lo facciamo con il sorriso, con le famiglie, con l'allegria che oggi sta caratterizzando. E mi dicono: ma oggi non c'è il sole. Ma come no, i miei cittadini hanno portato il sole, quindi divertitevi e viva Treviso e viva il nostro carnevale. Grazie Paolo. Grazie signor sindaco Mario Conte. E continua. Grazie signori alpini della città di Treviso, la fontana delle Tette, gruppo folcloristico trevigiano Re Carnevale. Buongiorno Re Carnevale. Non sento il pubblico! Questa storia che appartiene alla sfilata del carnevale qui a Treviso. La giuria inizierà a prendere visione quando sfilerà il primo carro. Queste sono sfilate che sono, e lo dico a beneficio di chi magari non ha preso visione o magari è arrivato da poco, queste prime sfilate non concorrono nell'assegnazione del trofeo Carnevali di Marca 2023, opera del maestro Marco Barisco, presidente di giuria. Giurati naturalmente cartelline pronte. Tema, allora, i giurati dovranno votare sul tema del carro, modellatura, fattura del carro, colori meccanici, luci, eccetera, armonia del gruppo, coreografia, originalità. Ogni voto potrà essere espresso da 6 a 10. Alcuni gruppi potranno proporre delle coreografie particolari davanti al palco durante durata massimo 3/4 minuti. Bello questo sfilare, benvenuti davvero anche a queste figuranti, a questi signori figuranti. E bello, è una passeggiata che da Piazzale Burchiellati vi porta fino a Piazza Duomo. Gruppo Scuola Ballo e M Energia Movimento, il gruppo Carta Canta, il carro Contrada Santa Lucia, il carro Prima Boni Trevigiano, il carro Gruppo Simpatia. LSD Maggioretta Onda Azzurra, gruppo folcloristico Maggioretta. Onda Azzurra nasce nel 1977 nella città di Jesolo. Fin da subito inizia a prendere parte a carnevali, eventi, sfilate e feste paesane in tutta Italia e oltre Alpe, accompagnate dalle bande di paese. Tanta era la passione che il suo fondatore riusciva a trasmettere alle ragazze, che negli anni il gruppo è arrivato ad annoverare tra le sue schiere un numero di ben 80 maggiorette.
Il gruppo negli anni ha partecipato a corsi che hanno permesso di migliorare le doti artistiche, coreografiche e di utilizzo dello strumento, acquisendo tra le tante anche competenza nell'arte del volteggio delle bandiere e tecniche di cheerleading. AS di Maggioretta, Onda Azzurra! Nell'attesa anche dell'arrivo, ragazzi, l'arrivo dei carri proprio qui davanti. Azzurra. È lì, questi sono votabili? Sono votabili, perché mi dice di no? Scusi, perché mi dice di no quando è votabile? È votabile, è tutto votabile, perché mi dite di no? Siete disattenti, non siete... Signor Presidente, Marco Bresco, è tutto votabile. No, io stavo votando Diego Buso, che è vestito da pilone della Benetton Rugby, quindi... Ok. Però un'altra giacchetta, un'altra volta, poteva metterci anche stati. Sono vestito per l'occasione. Va bene, dai. Sento anche bene, però. Sono vestito... Maggioretta, Onda Azzurra! Scalda tantissimo. Dopo due anni di stop, nel 2022 partecipano agli europei di Azzara e alla World Cup di Montecatini Terme, confrontandosi con i diversi gruppi italiani esteri e portando a casa un secondo posto e un quarto posto. Sempre nel 2022 le atlete gareggiano per la prima volta nei campionati agonistici di twirling in Serie C, raggiungendo un terzo posto ai nazionali. Il primo carro. Martina, perché non vuole che esce? Numero 1. Ah, questo qua, scusa. 3, scusa. Gruppo Viva il Paron dei Peri. Questo è il primo carro di Caselle d'Asolo, le Geishe Asolane. Il gruppo Viva il Paron dei Peri ad Asolo è nato e quest'anno con il Giappone si è gemellato. Siamo venuti a Treviso per questo evento speciale a rendere fantastico il vostro bel carnevale. Dalla terra del Sollevante sono arrivate delle bellezze uniche e raffinate. Tra glicini, fior di lotto e ciliegi in fiore giungono qui queste splendide signore, le geishe, con tanta bellezza ed eleganza, vengono avanti al passo di danza, tutti in fila con i loro ombrellini, per la gioia di grandi e piccini. Dai samurai, questi boccioli in fiore si sono fatte accompagnare, nessuno le osi toccare, altrimenti la katana dovrà assaggiare. Le geishe sono leggiadre, delicate, tra sushi, sake, coriandoli e stelle filanti, noi ci divertiamo tutti quanti, perché siamo un gruppo di amici veri. Evviva il carnevale di Treviso, evviva il Paron dei Peri! Thank you.
Energia in movimento. Ne balliamo di tutti i colori. La scuola di danza Energia in movimento di Nervesa sfila dicendoci: ne balliamo di tutti i colori. E infatti sono 60 i ballerini che fanno parte di questo gruppo a piedi, ognuno specializzato in uno stile diverso. Si sono messi insieme in occasione del carnevale per portare allegria facendo la loro attività preferita: ballare. Danze di coppia, break dance, hip hop, balli di gruppo, latinoamericano, danza moderna. Quanti colori ne balleremo oggi? Energia in movimento! Scrivi e rimane sulla carta, non si può dire niente. Lei chi è al microfono lì? Il gruppo Consiglio di Casale. Dica, si pronuncia il microfono. Michele? Mica, si pronunci. Si pronunci.
Salutiamo i soli di Fiat a Palermo. Pista nuova. Il nostro laboratorio segreto, sperando di avervi divertito, vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo anno con tante allegre sorprese. Candylandia, Contrada Santa Lucia di Castagnole. Oh,
Una giurata veneziana adesso sta attenta, sta attenta. No altri gondolieri passando pai sestrieri, portemo in giro felici e spensierai i nostri clienti più speciali. Tra un canale e un cantone se vien sempre voglia di far l'amor, ma siccome non podemo dentro su un baccarondemo e tra un prosecco e una vongoa cantemo Marietta monta in gondola. Pochi ma buoni tre.
via Busestri. Bene, transitato il carro numero 7, carro Pochi Maboni Trevignano con i veneziani in gondola, carro numero 8, carro gruppo Simpatia Musestre, l'America di Trump. Il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Salutiamo Musestre! Passaggio del carro gruppo Simpatia Musestre, il carro Amici di Merlengo, dal passato al presente, un viaggio nel passato travolgente. Sicuro è il nostro viaggio del tempo nei nostri 20 anni di sfilate, feste e risate.
Ecco il passaggio fronte giuria, gli amici di Merlengo, carro numero 9, dal passato al presente, un viaggio nel tempo travolgente.
amici, la gang di Ponte Crepaldo. Che presenta la banda delle bende dopo questa pausa forzata degli ultimi anni. Qual termine migliore se non le origini del carnevale? Eccole qua, la banda delle bende. Quest'anno abbiamo pensato di proporre il carro Medusa. Medusa è una creatura mitologica greca, era una delle tre figlie di Forco e Ceto, due orrendi mostri marini, era l'unica a non essere immortale. Medusa era stata considerata una donna bellissima che riusciva ad affascinare gli uomini, che non riuscendo a trattenersi si voltavano a guardarla trasformandosi in pietra.
Ciao Scott! E va via. Ma dove va? Scott Scrafton! Scott Scrafton! Scott Scrafton! Come down here, Scraft! Transita il carro numero 12, Medusa, fronte giuria dell'Allegra Compagnia di Porcellengo. Carro numero 13. Carro Noi di Sala, nel blu dipinto di blu. Parrocchia San Giacomo Apostolo, Noi di Sala, gruppo Carnevale, nel blu dipinto di blu. Per due anni non ci siamo incontrati, ma ora felicemente siamo tornati. Un periodo nero alle spalle ci lasciamo, un colore che sui nostri pennelli non vogliamo. Cosa dite? Cambiamo colore? Portiamo un po' d'amore? Di bianco e di blu tutto dipingiamo ed in armonia tutti torniamo. Il blu come il cielo, colore della luce, con tranquillità e serenità in questa strada ci conduce. I figuranti sono 80 in questo carro. Dei signori giurati nel blu dipinto di blu, Noi di Sala, gruppo Carnevale. Lasciato il carro numero 13 nel blu dipinto di blu, carro Noi di Sala, carro numero 14, i ragazzi del Basso Piave. Thank you.
Allora ragazzi del Basso Piave ci portano Ca Fornera fra il 90. Siamo il gruppo ragazzi del Basso Piave, un gruppo di 50 persone pieno d'allegria e voglia di divertirsi, composto da giovani e famiglie di Jesolo, Eraclea, Ponte Crepaldo e Marcon. Transitato il carro numero 14, fronte giuria, Ca Fornera fa i 90, carro i ragazzi del Basso Piave, carro numero 15, comitato Carnevale Selva, il risveglio del faraone. Sometimes I'll think about you, late nights in the middle of June. He plays
Funziona così, che se c'è un motivo per non entrare, non si entra. Voi siete entrate e come siete entrate dovete rimanere. Sì, mondo. Proloco Sant'Angelo Treviso. Yeah!
ciao a voi, buona continuazione, ciao. Qui c'è la giuria, qui c'è la giuria. Possono prendere, un vero re cerca ciò che può dare e noi con i nostri colori, sorrisi e balletti, speriamo di darvi un po' di serenità e spensieratezza del cuore.
Ciao a voi, buona continuazione, buona continuazione. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo. Assolutamente no. La vedete lì in primo piano, la nostra Bella. Bella è proprio il suo nome, fanciulla adorabile, da una bellezza splendente, accecante e abbagliante. E poi c'è lui, rozzo, burbero, forse anche mostruosamente pauroso. Lui, pieno di sé, che cavalca il suo animale da compagnia, un maestoso ed affascinante drago. Scusi, scusi. Ecco, no, no, venite così. È possibile che nessuno sia in grado di aiutare, mamma mia, ma in questo contesto laddove c'è la festa c'è anche l'arroganza, oh mamma mia. Lei chi è? Chiara. Chiara, venga Chiara, venga Chiara. No, lei com'è vestita oggi? Sono una fata sopra un unicorno. Una fata, e lei è il fato? Sì, sono... Con due T? Sono fato. Si vede, grazie. Lei è il fatto, lei è la fata. Bellissimo, che bello, che bello. Così come è bello, ma lo dico ovviamente, ovviamente fuori di ora.
contesto. Carro numero 17 è il carro dei ragazzi degli anni 80, Bestia che bella! Sopravvivenza in un mondo che all'improvviso ti può schiacciare come in questi ultimi anni difficili. Gli amici di Quarto d'Altino,
Buongiorno a voi!
Bravi, bravi, bravi. Ragazzi, guardate che meccanismo bellissimo questo carro. E vediamo negli anni 70 per affacciare le grandi, la disco music. Anche si vada fino a Rock e Sponda con gli amici di Venezuela. Vi seguo ragazze, vi seguo. Oh yes, tutti insieme, vai. Ragazzi, che medley, occhio Vai sulle note con le Spice Girls, direttamente dagli anni 90, il nostro viaggio nel tempo. Grande Merlengo. Si balla si balla Merlengo. Ricordando che a Merlengo lo fanno tutti i giorni per la strada questa anche cosa. Anche domani. Sabato 18 marzo ti aspettiamo. A Merlengo si balla. In Gaia Legorici in notturna. Sabato 18 marzo. Il grande spettacolo dei carri di notte. La nostra grande notturna. Oltre 15 carri da tutta la provincia. Ma quanti siete? Quanti siete adesso? E allora abbiamo visto tutti i 19 carri sfilare almeno davanti all'interno delle mura, davanti a Porta Filippini. E quindi adesso stiamo invece rivedendoli alcuni assieme con la partenza da Porta Santi 40, questo è Borgo Cavour, e piano piano raggiungeremo invece Piazza Duomo dove ci sarà, diciamo così, la proclamazione del carro vincente. Abbiamo visto veramente tanti bei carri, l'unico che abbiamo notato con un po' di satira politica era dedicato a Donald Trump, gli altri abbiamo visto essere più, diciamo così, dedicati o a film come Il Re Leone o a alla natura soprattutto, quindi un interesse particolare soprattutto al nostro territorio. Ma allora cominciamo a sentire un po' di gente cosa ne pensa. Cominciamo da questa coppia che sta già scappando. Buongiorno, allora avete cominciato a vedere questa sfilata, qual è il carro che vi è piaciuto fino adesso? Era bellissimo quello di Trump, era stupendo. E quindi anche... la satira politica può funzionare ancora? Ah certo. Grazie, continuiamo. Grazie, buon carnevale. Signora, buongiorno, la vediamo colorata. Ma di natura. Di natura, senta, ha visto i carri allora? Sì, sì. Qual è che le è piaciuto di più? Quelli del faraone. Quello del faraone, ma per il ballo oppure proprio per il carro? Il ballo e anche per l'idea. Grazie, avete notato quindi che è molto importante non solo il carro ma anche, diciamo così, la coreografia. In effetti secondo me se la giocano tra il Re Leone e il Faraone, perché devo dire i corpi di ballo erano decisamente ben preparati e soprattutto avevano delle bellissime, vuoi dire qualcosa? Se è travestito da giornalista o un giornalista vero? No, sono un giornalista vero. Vorrei diventare come lei. Ah, va bene, allora... E lui è mio amico. Ma è difficile diventare giornalista? No, non è difficile, bisogna applicarsi. Più facile piano... che diventare prete? Questo non lo so, non sono mai diventato... Più, non mi sono mai diventato prete, perché non posso saperlo. Buona giornata! Carnevale anche questo. Continuiamo con altre persone, vediamo qui una signora... Eccoci qua, buongiorno. Bene. Senta, allora, ha visto la sfilata di carri fino adesso? Ma certo! Qual è il carro che ti è piaciuto di più? Guarda, tantissimi! Uno in particolare? Quello il penultimo, non mi ricordo più il nome. Il penultimo, quello del faraone? Bravissimo! Ecco, quindi abbiamo già 2-1 per il faraone. Vediamo vedere il nipotino. Buongiorno. Allora, con il nipotino vestito da... Da tigro. Allora, fino adesso, qual è il... No, può toccare tanto. Qual è il carro che vi è piaciuto di più? Troppo impegnata a guardare il bambino, esatto, che piloto a guardare i carri. Tutti bei. Grazie. Allora, continuiamo. Adesso siamo... Ecco, questo è il Re Leone. Chi è il capocarro? Chi è il capocarro? Non trovi là col microfono. Okay. Ecco, qui
qui siamo di nuovo al Re Leone e qui vale la pena, secondo me, rivedere la performance, se la fanno. Vediamo se sei il capocarro. Sei il capocarro? Sì. Allora ci rifai il ballo qua. Ok. Allora adesso la prologo di Sant'Angelo ci rifarà il ballo del Re Leone, perché sicuramente è d'effetto. Allora, se stanno preparando, perché vale proprio la pena rivederlo. Secondo me è uno tra i più belli e quindi ve lo riproponiamo, perché è veramente una danza. Vedete che ci sono diverse persone e quindi è uno spettacolo nello spettacolo vedere insieme il, come dire, il carro. Allora, il carro di per sé non è proprio grandissimo, non so se avete notato. Quindi qui, ecco. Allora io adesso mi metto vicino alla cassa e facciamo sentire ancora un'altra volta. Più avanti qui, ragazzi. Ciao Treviso! Come state, Treviso? Non vi sento! Ok. Adesso vi facciamo vedere una cosa bella bella. Bambino Simba, faccelo vedere. Allora,
della vita questo piccolo Simba, come si chiama? Riccardo. Ecco, come mai avete pensato a questa configurazione, a questo carro? Perché dopo il periodo della pandemia abbiamo pensato di dare vita di nuovo al carnevale e la cosa migliore è stato scegliere questo tema, il Re Leone. In quanti siete come diciamo corpo di ballo? 95 persone circa. Chi è la coreografa? Come l'avete pensato questo ballo? Come? Come l'avete pensato questo ballo? Le coreografe. Ce la fai vedere chi è una coreografa? C'è qua? Certo. Allora andiamo a trovare, perché devo dire tra tutti, lei è la coreografa, tu sei la coreografa di questo ballo. Sì, dai! Sono stata ispirata per fortuna da tre bei pupetti. E come è stato difficile coordinare 95 persone? Allora, il gruppo va forte, quindi sono state bravissime a partecipare sempre alle prove e poi la grinta fa grinta, quindi ci siamo caricati sfilata di sfilata. Grazie! Quindi avete visto, insomma, quanta energia c'è per questo carnevale, soprattutto per questo modo di ricominciare dopo la pandemia. Grazie, potete andare avanti. Noi anzi facciamo così, li anticipiamo con Simone, cercando così di andare a trovare anche un altro po' di persone. Ripartiamo con... Allora, chiediamo a ha paura, tutti hanno paura, eppure il carnevale dovrebbero... No, allora cominciamo con lei. Ha visto questo ballo, come l'ha visto? E mi è piaciuto, sono stati bravi, complimenti. Ma, però era bello anche quello precedente, però. Quello precedente anche, molto più bello. Insomma, dovendo dare un voto, qual è che è piaciuto di più? Ma questo qua, è un 10. Ecco, quindi avete capito che siamo sulla buona strada per capire chi vincerà, chi avrà, diciamo, il primo posto tra i carri di questo Carnevale 2023. Io adesso a questo punto darei un attimo la linea regia con l'altra postazione in Piazza Duomo, per poi riprenderla tra 5 minuti circa. Increpando! Facciamogli un applauso, ragazzi, perché sono bellissimi, bellissimi. Tantissimo lavoro dietro a questi carri per darci un sorriso, portare fantasia nella bellissima Treviso. Consegniamo l'attestato anche alla gang del Crepaldo. Foto di rito. Eccoli qua, ragazzi. Grazie mille. E attenzione che dalla gang di Crepaldo passiamo a Medusa. Il carro Medusa, ragazzi. Attenzione all'allegra compagnia di Porcellengo. Porcellengo, Porcellengo. Avanti con Porcellengo, grandissimi. Anche a Porcellengo si balla tutti i giorni. Arriva l'allegra compagnia di Porcellengo con a tema Medusa. Quest'anno ho pensato di proporre la Medusa, la creatura mitologica greca. Era una delle tre figlie di Forco e Ceto, mostri marini, era l'unica a non essere immortale. Ragazzi, Medusa era stata considerata una donna bellissima che riusciva ad affascinare uomini, non riuscendo a trattenersi si voltavano a guardarla. Ci sta portando indietro di decenni e la scienza e la tecnologia progrediscono. La Medusa trasformò le persone in pietra. E attenzione a non farci trasformare anche noi. Questo è il tema e il messaggio di Porcellengo. Guardate che danzatrici Medusa. Agli amici di Porcellengo si merita l'applauso, a queste ballerine e ballerini anche. Vai, Porcellengo! Non fatevi ingannare dalle parrucche, ci sono anche le famose meduse di Porcellengo. Esatto. Applauso! Le meduse di Porcellengo! L'allegra compagnia di Porcellengo qui con noi, la coreografia davanti al palco. Tra l'altro Porcellengo nel 2019 ha vinto. Oh, attenzione ragazzi. Quindi ciao. Parliamo di campioni qua, campioni.
Allora sono gli ultimi campioni in uscita praticamente. Campioni in carica ragazzi, potete mantenere anche, uno di voi di Porcellengo che salga per ritirare l'attestato. Una ragazza anche vestita, eccola lei, perfetto. Ciao amici di Porcellengo, ciao Nicca Rigoni. Campioni in carica Porcellengo. Oh, tra tutte le meduse c'è arrivato il meduso. Il medusone. Bravissimi. Foto di rito con il sindaco Porcellengo. Alla grande. E ora ci siamo spostati in Piazza Duomo, praticamente qui è la fine della sfilata, lì c'è praticamente la giuria per poi consegnare gli attestati e decretare chi è il vincitore. Qui siamo all'ennesimo carro, questo è il carro di Porcellengo, come vedete sempre le coreografie sono molto importanti. Ma sentiamo ancora un po' di gente, allora adesso arriviamo, allora cominciamo con... Cosa ti è parso fino adesso a questo carnevale? Bello, bellissimo. Qual è il carro che ti è piaciuto di più? Il... Tutti. Tutti. Okay. Com'è questo carnevale? Bellissimo. Dopo 3 anni di stop, cosa hai voluto dire? La rinascita. La rinascita. Grazie. Senta, devo dire che ha un ambis davvero particolare. Eh beh sì, effettivamente, l'ho studiata a tavolino. Senta, dopo 3 anni rimettersi queste cose in testa significa un po' di spensieratezza. È una liberazione. Okay. Ecco, questo è il sentimento, devo dire, che si prova qui all'interno. Adesso con Simone vi facciamo vedere questo ballo delle geishe insieme a eccole qua. Allora, avete fatto tutta la sfilata, noi ci siamo visti all'inizio. Cosa vi è sembrato questo pubblico? Bellissimo. Una cosa strepitosa. Finalmente, dopo 3 anni, siamo ritornati alla grande. Grande Treviso! Senta, ma il carnevale, alla fine, a che cosa serve, secondo voi? Serve a far che la gente stia insieme, che si diverta e che si dimentichi del mondo come sta andando. Grazie. Continuiamo. Simone, vieni con me, avanziamo verso la testa praticamente della sfilata, vediamo un altro spettacolo. Qui invece abbiamo Sara di Strana, anche qui una bella composizione che vale la pena far vedere, e quindi stiamo facendo vedere praticamente la composizione di Sara di Strana. Anche in questo caso cercheremo di vedere, vedete che sono diversi figuranti e tutti fanno il loro spettacolo all'interno della sfilata. Guardate il colpo d'occhio sul Duomo, guardate gente assiepata intorno al Duomo e vicino all'ex tribunale sulla sinistra, vale proprio la pena. Adesso andiamo a cercare anche qui il coreografo, però direi che potremmo anche nel frattempo far vedere ancora una volta il ballo con Simone, che vi fa vedere proprio la parte, diciamo, importante di questa sfilata, cioè la componente dei ballerini, la componente coreografica. Adesso andiamo a cercare il capocarro nel frattempo. Comunque Sala di Strana ha una tradizione di cani mascherati, va detto, e allora andiamo a seguire questo ballo e poi lo commenteremo. Mai dimenticare di lei fino all'ultimo giorno della nostra vita. Applauso a questo bellissimo messaggio della felicità. Bravi gli amici di sala, ragazzi, applauso forte. È arrivata anche la giuria, un rappresentante di sala, ragazzi, un rappresentante di sala, se no. La felicità, allegria.
siamo. Grazie a voi. Nel blu, dipinto di blu. Di bianco e di blu tutto dipingiamo, ragazzi. Allegria. La parrocchia di San Giacomo con noi di sala hanno scelto un tema per far pensare che siamo tornati tutti insieme a festeggiare il carnevale. Un saluto agli amici di Antena 3. Dei carri destinati ad avere un bel piazzamento per quanto riguarda la sfilata di carri mascherati di questo 2023 a Treviso. E continuiamo a fare questo, diciamo così, questo racconto in diretta della sfilata di carri mascherati. Attenzione, stiamo arrivando agli ultimi carri, anche qui vedete un'altra coreografia per il ballo e anche in questo caso tante persone che devono essere coordinate, ricordiamo che non sono professionisti, quindi voglio dire ancora di più la voglia di partecipare al carnevale divertendosi, imparando anche a ballare. Allora seguiamo un po' questa musica con il carro di Cafornera. Allora per l'occasione siamo diventati anche DJ. Esatto. Che musica è questa degli anni 90? Musica dance. Ma perché avete deciso di fare questo carro con questa musica? Così si stava tanto per fare anni 90, fare allegria. Per voi cosa vuol dire tornare dopo 3 anni di fermo? Tanto, vuol dire tanto, era ora. E allora cosa ci metti su per farci ballare ancora di più? Adesso mettiamo ai 90 e via, ai 90 bomba. Ok, allora ai 90 bomba vediamo anche gli altri che ballano con Simone. E intanto scendo da questo carro. Andiamo.
andiamo a vederli insieme. Avete mai visto un sindaco e Juan insieme? Adesso la vedete. Adesso vedete tutti e due insieme, ragazzi. Come ti chiami? Isabella. Senti, ma perché hai la maglia di Italia 90? Perché sono una calciatrice. Ah, ho capito. Ma di Italia 90 tu guardi le partite di calcio? Cosa? Ti piace il calcio? Non tanto. Ti piace di più ballare? Sì. Chi ti ha insegnato questo ballo? L'Aurora e la Giada. Ho capito, ma avete studiato tanto per prepararvi per questo carnevale? Pochino. Quanto ti sei divertita oggi? Tantissimo. Anche tu ti sei divertita? Guardate questa bambina, è proprio il simbolo della rinascita con questo carnevale tutti insieme qui a Treviso 2023. Vale la pena per un attimo, per un momento di spensieratezza tutti insieme. E allora continuiamo a chiedere alle persone cosa ne pensano di questo carnevale. Allora, questo carnevale cosa vi è parso? Bello quanto? Da 1 a 10? Da 10? 12. 12? Qual è il carro che fino adesso ti è piaciuto di più? Sala di strana. Perché? Perché sì, perché è da quelle parti là lei, per quello. Ah, quindi sei di parte? Sì, dai. Sta diventando rossa e non so se avete Visto. Secondo il microfono, guarda. Allora, invece voi, anche per voi sala di strana? No, sì, dai, beh, anche sala di strana. Cos'è che vi è piaciuto? I carico con quelli più grossi, no? Perché quelli più piccoli un po' meno, però facciamo andare bene anche quelli. Comunque ti stai divertendo. Ci voleva dopo il Covid. Sì, sì. Grazie. Dimmi. È molto bello. È molto bello. Bravo, grazie. Tutti insieme a divertirsi anche quest'anno. Guardate gente che usa i telefonini per poi immortalare. Oh, tu chi sei? Matteo. Eh? Matteo. Ma Matteo, di che cosa sei vestito? Da pagliaccio. Ti piace questo vestito? Quanto ci hai messo per vestirti così? È poco. Un po'. Però ti hanno truccato, quindi ci hanno messo del tempo. Sì. Senti, questo carnevale, qual è il carro che ti è piaciuto di più? Tutti. Dai, ce ne sarà uno di più bello. Quello del Re Leone? No. Boh. Vabbè, insomma, staremo a vedere. L'importante, guardate qui l'uomo ragno, insomma, stiamo tornando tutti a quello che è il divertimento. Complimenti per il fermacapelli. Grazie mille. L'ha messo via 3 anni fa per tirarlo fuori oggi? Praticamente. In abbinata. In abbinata? Certo. Anche lei ha 3 anni? Più o meno. Più o meno. Quindi lei non aveva mai visto un carnevale prima? No. Prima del Covid? No, mai. Per voi cosa significa tornare in piazza dopo gli anni di chiusura? Bellissimo, ci voleva, bisognerebbe farli più spesso. Sì. E poi li stiamo girando tutti. Grazie, insomma avete capito che c'è tanto divertimento e tanta voglia di andare. Adesso vi facciamo vedere quest'altro ballo, vale la pena rivederlo, è quello del faraone ed è sicuramente in grado di competere con il Re Leone, guardatelo. Grazie.
it works, I'm swimming in the mirror. Motion up, putting in the mission. It works, I'm swimming in the mirror. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He plays, been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He plays, been faking me out. Di Selva è candidato. Adesso noi stiamo cercando di... Intanto vediamo il capocarro. Allora, capocarro, il tuo nome e tuo cognome? Panziera Marco Giovanni. Allora, quanto ci avete messo per preparare questo carro, soprattutto questo per pensare, carro, per pensare carro, la coreografia? Questo carro è da settembre che noi stiamo realizzando. Le ragazze sono da agosto che stanno preparando tutte queste meravigliosi balli. Siamo un grande, grande gruppo. Senti, come si fa a pensare a un carro, a progettarlo? Cioè, da dove nasce l'idea? Tradizione. Beh, vabbè, ma qui non c'è una tradizione con i ferro, carta e tanta voglia di fare. E tante ore di domenica, di sera, tutte le sere fino a mezzanotte. Ma voi avete una tradizione storica oppure... Noi siamo da 19 anni che stiamo facendo. Quindi tu sei una seconda generazione? È da 14 anni che faccio carnevale. Ok, allora, adesso ci presenti la coreografa. Chi è la coreo? Chi è che ha pensato il ballo? Dove sei? Dov'è? Chi è che ha pensato il ballo? Chi ha pensato il ballo? Chi vi ha insegnato? Tu sei la coreografa? Sì, io allora... un'altra ragazza però. Va bene, uno dei due. Va bene. Il tuo nome? Sara. Senti, in quanti siete a ballare? A una quarantina più o meno, 40. Come siete riusciti a far ballare 40 persone in questa maniera? Voi che non siete professionali? È stato faticoso, abbiamo fatto un allenamento a settimana in pratica da ottobre. La seconda coreografa. Ecco, lei è la seconda coreografa. Ma come coreografa? Avete fatto coordinare poi tutte le età perché... Abbiamo visto persone di tutte le età, esatto. E devo dire che sono uno che ha 60 anni, cioè voglio dire, non ha la stessa dimestichezza di uno di 20 e di 15. Come si fa a mettere in riga tutti quanti? Ci vuole un po' di energia, tanta pazienza. Ma dov'è che vi siete allenati? Perché in tutte queste persone non è che ci vuole un bello spazio grande? Nella palestra. E la soddisfazione quant'è? Tanta. Bravi, perché devo dire che siete lì con quelli del Re Leone per il ballo. Oddio. Però siete molto bravi, complimenti. Però l'ultima parola va... Ma lui dov'è? Da qua dalla cella. Guarda qua. Beh, insomma, perché voi dovete sapere che questo non è un robot. Dentro c'è una persona, ma non riusciamo a parlarci assieme, per cui... Piaciuto il carnevale, sì o no?
È l'unica cosa che riusciamo a fare. Vabbè, mandiamo avanti il carro perché stiamo bloccando. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti quanti. Allora, mandiamo avanti il risveglio del faraone e il carrevalise perché stiamo bloccando la sfilata dei carri. È il momento di andare avanti. Complimenti al carro. E adesso andiamo avanti e continuiamo insieme. Qui continua la festa, vediamo, eccoli qua, questi sono quelli del Re Leone, però questi li abbiamo già visti. Allora adesso invece vogliamo, no beh, adesso mi dovete mi devi spiegare come si fa a stare in piedi a questa altezza. Si beve il prosecco buono di Valdobbiadene, forza Treviso! Ma come fai a non cadere? È l'aria di Treviso che mi dà la buona energia! Il grillo parlante! Ciao mamma! Ecco, questo mancava. Il ciao mamma è inevitabile durante il carnevale. Allora, proprio l'abbiamo già vista, la Prologo di Sant'Angelo, allora noi ne approfittiamo. Mentre vediamo la Prologo di Sant'Angelo. Sei in carica! Allora adesso Simone tu rimani qui, noi, io vado su sul palco e sentiamo il commento della giuria intanto, ci stiamo avvicinando alla fine. E allora mi addentro in mezzo alla gente, devo dire c'è veramente tantissimo folla, permesso, scusate. Vai! E adesso ragazzi, sentiamo il cerchio della vita. Sentiamo e vediamo ancora una volta un po' il cerchio della vita, però lo facciamo commentare anche al sindaco. Le mani per Sant'Angelo! Mani, mani, mani! Applauso a Sant'Angelo! Grazie! Attenzione, c'è lei, guardalo, il piccolo Simba c'è anche lui, non l'avete visto, ragazzi. Basta così, ogni
e a questa ragazza che si chiama Francesca Monò. Francesca, pronto Francesca, ha cantato live. Bellissimo, bravi, fantastico. Complimenti, complimenti, bravi, bravi. Qualcuno della giuria. Voi siete della giuria? Sì. Allora, cominciamo adesso come adesso, dove sta spingendo la giuria? Chi sta per vincere? Ma la votazione è già stata fatta, quindi noi non sappiamo niente perché ognuno ha dato i suoi voti, però noi personalmente ancora non sappiamo il vincitore. Quindi non possiamo ancora vincere. Sì. Non è proprio un'idea? Ci sono, io credo che ci sono due o tre carri che se la combattono. Se, secondo me quello di prima e quello di adesso sono due dei migliori carri, sì, sicuramente sì. Ecco, quindi ci abbiamo azzeccato carri favoriti, tra l'altro carro di Sant'Angelo. Devo dire, sono carri e vediamo sempre un grande sforzo per quanto riguarda le persone, per quanto riguarda la volontà e quanto tempo poi viene messo a disposizione proprio per arrivare a fare questi carri e fare questo momento di festa. E c'è una festa per tutti, come vedete, perché poi naturalmente ci sarà un vincitore, ma in realtà in questo carnevale vincono tutti perché vince la voglia di tornare tutti insieme a Di Vetrisi. Allora adesso noi sentiamo ancora un po' di, vediamo ancora un po' di sfilata e poi faremo un'altra incursione in mezzo alla gente. Ciao ragazzi, ciao! Ci vediamo dopo, carro, raccontiamo questo carro, l'abbiamo già visto però va descritto. Beh, bestia che bella, la storia di tutti i giorni praticamente, l'amore che non c'è da parte della bestia che è rappresentata dietro al carro da noi, e però alla fine cambia tutto quanto quando incontra Bella. È praticamente la favola di Bella e la bestia raccontata a nostro modo. Quanto ci avete pensato dietro? Cioè quanto ci avete lavorato dietro? Allora, pensato qualcosina, non tantissimo. Lavorato tantissimo quest'anno. Ecco, per fare un carro come il vostro quante ore ci vogliono? Ore non ne ho idea, 4 mesi sicuramente. Ci hanno lavorato tutti i giorni, anche da una sfilata all'altra c'è sempre qualcosa che non funziona, ma non importa, noi andiamo avanti lo stesso. Ma la domanda a questo punto è: ma chi ve lo fa fare? Il sorriso dei bambini è la nostra paga più grande. Noi quando vediamo la gente mascherata e con il sorriso, soprattutto i bambini ma anche gli adulti, i grandi, noi è la nostra emozione più grande. Adesso ci portiamo più avanti perché vediamo un po' il ballo di questo prologo. Bella la maschera qui a Sant'Angelo.
ragazzi che teniamolo buono. Attenzione, l'associazione ragazzi degli anni 80 arrivano da Spresiano, giusto? Eccoli qua, Spresiano. Attenzione, le segne che arrivano. Bestia, che bella! I ragazzi degli anni 80, eccoli qua. Guarda che bella. Bestia, che bella. Oggi vi raccontiamo la storia d'amore, una storia d'amore inusuale. No. La nostra bella e il suo nome, fanciulla adorabile di una bellezza splendente, accecante, abbagliante. La bestia, che bella. Con l'associazione I ragazzi degli anni 80. A Spresiano, qui a Treviso. Lo facciamo un applauso ai ragazzi degli anni 80, amici di Treviso. Calaria, bestia, che bella. E il carro è veramente bello. Il coreografo mentre sta ballando. Anche la nostra. Allora, lei ha detto. Chi è la coreografia? Allora, chi ha raccontato? Chi ha pensato questo ballo? L'abbiamo inventato tutte insieme, ma più che altro Katia l'ha inventato questo ballo. In quante è che ballate? Dipende in quante siamo, ma sulla ventina. Adesso in quanti siete? Adesso dovremmo essere sulla ventina. Vediamo il ballo. Cia, 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 cia. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi. Dal qua qui. Perfezione. Ma lei balla col passeggino? Applauso, lei balla
col passeggino? Sì, col passeggino io ballo. Il piccolo è col papà. Ma per voi cosa significa oggi venire a sfilare qua? È una grande cosa. Sì, dopo 3 anni. Ci voleva proprio. Grazie. Allora, ma quanto si sta divertendo a ballare? Tantissimo, tantissimo. Quante volte avete provato questo ballo? Quante volte avete provato? La sigla? Due volte. Beh, la sigla l'abbiamo fatta ieri sera. Allora, ma noi che siamo forti, eh? La voglia di ballare. Ecco, vedete, questo è lo spirito del carnevale. Poi non so se vedete, sì. Che proprio si lancia completamente. Vale proprio la pena vedere. Lei balla un po' meno, però lei fa finta di ballare. Non so ballare io qua per divertirmi e basta. Ecco, c'è anche questo, c'è chi si diverte così. Allora vediamo ancora un po' questo carro e cerchiamo di avanzare mentre ci sono. Allora vediamo, qual è il carro fino adesso che ti è piaciuto di più? Forse quello del Re Leone. È in vantaggio del Re Leone, grazie. Carro piaciuto fino adesso? Quello delle giapponesi. Delle giapponesi? Ma erano giapponesi? Loro sono giapponesi che sono diventate giapponesi, non so se hai capito. questo è carnevale. Fino adesso il carro piaciuto di più? A me il mio preferito è stato quello Candylandia, è tipo uno dei primi. Quindi devo dire che stanno prendendo piede anche tutti gli altri carri. Anche quello dell'Egitto. Ah, ma anche quello dell'Egitto. A me piacciono tutti i carri quest'anno. Ci voleva tornare in piazza. Sì. Guardate questi volti giovani, è bellissimo. E qui andiamo a vedere il nuovo carro. Andiamo a scoprire chi è, intanto vediamo un attimo. Per un istante, ma non per caso. Ecco, sentiamo un momento davvero importante perché, amministrazione, giuria, ospiti, invitati, invito il sindaco ad avvicinarsi, sì, così come il vice sindaco, però dietro a questo gran finale c'è una macchina organizzativa che è imponente, che è Carnevali di Marca che con oggi tra Treviso e Conegliano 21ª sfilata, se non ho letto male. Assolutamente no, è corretto. Redo Bezzo, presidente di Carnevali di Marca. Applauso. Questo è il gran finale. Grazie, buongiorno, anzi buonasera Treviso, bentrovati, una grandissima cornice di pubblico vedo qua. Io sono arrivato da mezz'ora, purtroppo non ho avuto modo di vedere le mura, ma che le ho viste 4 anni fa, la sfilata, un grandioso colpo d'occhio che Treviso offre merita questa sfilata grandiosa dei carri mascherati, tradizione qui a Treviso da tanti anni. Per noi Carnevale di Marca è una grandissima soddisfazione e un onore organizzare questa manifestazione, oltre che responsabilità ed edizione. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale, in prima persona il sindaco, per la fiducia che ha dato a tutti noi in modo da realizzare questa manifestazione, a tutti i volontari, agli sponsor, ma soprattutto un ringraziamento particolare va a 3 dei miei collaboratori che qui sono presenti. Nicola Rigoni, mio vicepresidente, Silvia Sartorai, consigliera, e il nostro direttore artistico Silvano De Ruos. Grazie a loro avete visto quello che avete potuto vedere e apprezzare. Mi raccomando, se l'avete fatto, applaudiamo tutti i cari assieme ancora. Questo che arriva e gli altri che ne arriveranno. Ancora mi pare ce ne sia uno, 19 ne abbiamo. Quindi grazie ancora a voi, a tutti, ai nostri speaker, alla giuria, a Marco Varisco che ha realizzato anche il trofeo che sarà consegnato al primo classificato. Quindi vi lascio, non voglio dire altro adesso, lasciamo spazio ai protagonisti. Grazie ancora e ci vediamo il prossimo anno. Dennis, sicuramente. Grazie a Redo Bezzo, presidente di Carnevali di Marca. E allora continuiamo con gli amici di Quarto d'Altino, attenzione, applauso, forte, l'unione fa la forza,
la fusione tra gladiatori, animali maestosi come leoni, tigri, aquile, tori, è simbolo di forza della natura. Lotta per la sopravvivenza in un mondo che all'improvviso ti può schiacciare, come in questi ultimi anni difficili. Vogliamo rappresentare la forza di non mollare mai, con due grandi valori come unione e determinazione, capitanati dall'amicizia che contraddistingue il nostro gruppo degli amici di Quarto d'Altino, danzando sulle note di un glorioso film che ci fa viaggiare nel tempo, ma mai come ora così attuale. Quindi, al nostro segnale, scatenate l'inferno! Vai, Denis! Proclamazione. Del gladiatore. Allora cerchiamo di recuperare chi è il responsabile del capocarro. Denis, vieni su, per l'attestato, attestato. Attestato. Adesso ovviamente c'è un attestato di partecipazione per questo carnevale, dopodiché intervisteremo sia il capocarro che il coreografo. Vedete che nonostante sia finito praticamente la sfilata, loro continuano ad alzare, e questo dà la dimostrazione della volontà e della voglia di divertirsi. Ed è veramente, anche in questo caso abbiamo notato come, come dire, la danza, la coreografia, oltre che l'idea e il carro, stiano facendo la differenza. E ancora una volta adesso con Simone facciamo vedere dal davanti questo carro, così capiamo anche quanto lavoro c'è, perché sono mesi di lavoro per quanto riguarda la gestione della carta, i meccanismi, la carta pesa, cioè dovete pensare quanto lavoro c'è per questo movimento, per questi movimenti, che era intero di lavoro.
e poi anche la progettazione, tutto questo per una serie di un po' di settimane e poi si ricomincia per l'anno successivo. Devo dire che c'è tutta un'idea, devo dire molto importante per quanto riguarda il carro e non ultimo permettere di far vedere se è anche un generatore di riserva, perché non si sa mai se la corrente basta, questo per dire quanta energia c'è. Allora adesso abbiamo il capocarro, nome e cognome del capocarro, quindi Gobu Dennis. Ecco, quanto tempo ci avete messo per fare questo carro e soprattutto da chi viene l'idea? Allora, noi ci abbiamo messo praticamente, siamo da settembre dell'anno scorso e l'idea ci è venuta da questa crisi che per fortuna per il momento è andata via e adesso speriamo che non ritorni, dai, questa qua. Allora noi abbiamo fatto l'unione fa la forza, tutti quanti assieme portiamo avanti tutto quanto il carnevale. Quante persone, quanti figuranti? Allora noi siamo praticamente in 60, 70, 70 persone. Ma la coreografa dov'è? È già fuggita? L'Ariana è... non la vedo. No, era giusto per capire, ma come si fa a coordinare 60 persone e soprattutto come si fa a convincere 60 persone al giorno d'oggi a venire a sfilare al carnevale di tutta l'età peraltro? Esattamente, noi abbiamo dei più piccoli, la più piccola di noi praticamente ha 4 anni, sono due che hanno 4 anni addirittura, e dopo andiamo su 7 fino ad arrivare al più anziano che ne ha 80 anni. Insomma, ma siete riusciti a convincerli tutti? Sì, sì, abbiamo convinti e loro ci credono e viva il carnevale. Prossimo anno? Prossimo anno facciamo qualcosa, adesso lo stiamo ancora valutando, ma stiamo ancora già vedendo come impostarci il prossimo anno. Insomma, avete già ipotecato tutto il vostro tempo libero? Sì, guarda, ormai guarda, abbiamo solo qua. Noi siamo arriviamo da una tournée che siamo via da giovedì e speriamo che oggi riusciamo ad andare a casa, perché non abbiamo neanche più una casa ormai. Abbiamo fatto tutto il veneziano, adesso tutto quanto il trevigiano. E allora che cosa vuoi augurare a tutti quanti i trevigiani? Allora, io voglio augurare tanta felicità e viva il carnevale, e deve essere sempre allegri, tutti quanti allegri, perché questa cosa qua dobbiamo superarla e l'abbiamo superata, dai, in qualche maniera l'abbiamo superata. Grazie, buon carnevale, andiamo avanti. Bravi, bravi. Uno di voi sul palco per l'attestato. Uno di voi sul palco, grazie. Ah, fate il giro. Bravi ragazzi, rompate. Allora, sindaco, oggi si è preso, credo, 2 quintali di coriandoli. Applauso non cade! E per non cade, i pippa! Bravi ragazzi, bravi! Complimenti a tutti, applauso! Bravi a tutti! Io vorrei ringraziare anche la Protezione Civile, FIRSER, Città di Treviso, la Protezione Civile, CASIER, Associazione Nazionale Carabinieri, Protezione Civile di Treviso, Castelmonte Ambulanze, la Questura, il Comando dei Carabinieri e la Polizia Locale nel nome di Giuliano Dal Bosco. Grazie a tutti, perché senza di voi non possiamo fare tutto questo. Grazie. Allora, intanto da dove vi è venuta in mente questa idea? Perché per salvare il pianeta, perché è in pericolo, quindi il drago dovrebbe scacciare le persone malvagie perché inquinano e rovinano il nostro ambiente. In quanti siete a sfilare qui? Oggi saremo una 60.
Beh, come si fa a mettere d'accordo tutti? Non è facile, non è facile. Ma chi ve lo fa fare? Ci piace, è una cosa che abbiamo dentro nel cuore. Da quanti anni è che la fate? Tanti. Tanti quanti? Una ventina. Beh, insomma, una tradizione che continua, insomma. Sì, bisogna sempre, non mai mollare. Chi è la coreografa qui? Chi ha fatto il ballo? Allora, la coreografa è qua in mezzo. Chi ha pensato il ballo? Chi è che ha pensato il ballo? Chi ha pensato il ballo? Va bene, ma come avete fatto a coordinarvi tutti insieme per questo ballo? Con tanti sacrifici e tanta voglia di fare, perché ci si diverte. Poi alla fine, quando c'è il risultato, come ci si sente? Quando c'è il risultato, come ci si sente? Bello, poi ci sono i bambini che si divertono. Grazie. Allora, con Simone adesso andiamo il palco, perché è giunto il momento di sentire chi è il vincitore di questa tornata, di questo carnevale 2023. Allora, adesso entriamo. Attenzione che deve... Entriamo qui giusto per capire chi è il vincitore. Tutto vero, eccoci qua, pronti. Possiamo sfilare, sì, l'ultimo, esatto, carro, ma non perché è l'ultimo carro in ordine. Eccoci qua. Allora posso intervistare il sindaco? Attenzione, per l'intervista poi continuiamo. Ah, no, dammi qua il microfono, intervistiamo insieme. Allora, signor sindaco, ha visto sfilare tutti e 19 i carri. Diciamo che lei non fa parte della giuria direttamente, tra l'altro oggi non sarebbe neanche sindaco, perché il sindaco sta lì in parte ed è carnevale. E la regina. Qual è il carro che le è piaciuto di più? Ma io non voglio condizionare la giuria e quindi dico che sono davvero tutti belli, e poi io sono di parte e tiro sempre per casa, però insomma davvero tutti molto belli, però dico che forse i veri vincitori sono il pubblico, perché sono tantissimi, sia quelli presenti che quelli a casa, e quindi darei il premio agli spettatori, che sono tantissimi, adesso li stiamo finendo di contarli, quindi per me oggi hanno vinto tutti. Allora, volevo fare un po' il gigione, posso anche dire che lei è un lottatore, quindi sicuramente il gladiatore è quello che le ha preso un po' il cuore. Sì, però guarda, ci sono state delle coreografie davvero bellissime, pensate che loro le provano a tempo perso, sono tutti volontari e hanno resistito 3 anni senza carri, quindi davvero un grande applauso a tutti quei carri che hanno saputo resistere e che oggi ci hanno fatto divertire, hanno vinto tutti. E vogliamo fare un applauso anche a tutte quelle persone che sono tornate in strada, sono tornate a sfilare dopo 3 anni di Covid. Sì, sì, un applauso, facciamocelo a tutti noi. Poi vorrei ringraziare quelle persone che oggi hanno lavorato, noi ci siamo divertiti, compresi i giornalisti, invece avete lavorato, le forze dell'ordine, i servizi, i tecnici, Nicola, Silvia che hanno fatto un lavoro straordinario, polizia locale, volontari, insomma una marea di gente che oggi ha lavorato per farci divertire, quindi l'applauso va davvero a loro. Allora, adesso noi cediamo nuovamente il microfono qui ai conduttori per sapere chi si aggiudica il premio, il primo premio. Facciamo prima i ringraziamenti. È un piacere, grazie mille anche ad Antena 3 che ci ha seguito con la diretta per tutto il tempo. Grazie Alex. Attenzione, giuria, vai Paolo. Bene, dunque a Porta Caccianiga, quindi sulle mura, già gremita in ogni ordine di posto, era posizionata la giuria. La giuria che ha visto e ha naturalmente scritto il punteggio, che non sarà mia cura e premura diramare nel verdetto finale, però voglio dare lettura della composizione della giuria e facciamo la prova al mio nome. Presidente di giuria Marco Varisco. Architetto designer William Lombardo. Presidente, avanti per favore. Architetto, avanti per favore. Eccolo qua. Un passo avanti, forza. Runner dell'associazione Read, Ride Your Dreams, Manola Carta. Pilone della Benetton Rugby Treviso, Tiziano Pasquali. Non so perché, ma immaginavo che fossi tu. Facenti parte della società Benetton Rugby Treviso, Marco Laccavari. Tra i fondatori dell'associazione Il Filo di Simo, Diego Buso. Olè. Giornalista del Gazzettino, Alfredo Baggio. Olè.
sindaco del comune di Breda di Piave, New Entry 2023 nel calendario di Carnevale di Marca, accompagnato dal vice sindaco Chiara Cattarin, Cristiano Mosole. Artista, direttrice, scuola, circo e formazione della compagnia teatrale Barba Moccolo, Manuela Polacco. Olè! Artista, scultore, incisore, ice carving artist, Francesco Carrer. Grande Francesco. Questa è la giuria. Allora, un grandissimo applauso alla giuria, che sì, ringrazio, ovviamente sono venuti in forma gratuita, che non pensei che... no. E adesso mi è scappata dalla vista, ho fatto di tutto per tenerla qua. Vai, chi? Noi vogliamo, tutta l'associazione Carnevali di Marca, parlo io stavolta perché mi sopporta e ci sopporta da 3 mesi. Giuliana Dal Pozzo, vorrei che venisse al palco. Perché a nome sicuramente di tutto il corpo e comando di Polizia Locale di Treviso, ma lei in prima persona arriva. Ha speso tantissimo tempo insieme a noi, i carri, tutti i carri che stanno arrivando qua sanno quanto tempo lei dedica a loro, quanto, ecco l'abbraccio del sindaco. Giuliana, applauso Giuliana, li accompagna, ragazzi, li va a prendere, li porta a casa, sindaco, glielo, sindaco? Glieli di. Qui al centro, Giuliana, prenditi l'applauso che meriti. Grazie mille. Polizia locale qui a Treviso. E dici, Giuliana, vai. Volevo ringraziare tutti i miei colleghi, perché senza di loro non avremmo fatto questa sfidata. Grazie al comando e al comandante che ha permesso tutto ciò. Grazie mille a te. Grazie, Giuliana. Applauso forte, Giuliana, forte! Perché, come ha detto un carro che è passato, l'unione fa la forza, ragazzi. Questa è una cosa molto importante. E visto che tutto questo viene organizzato solamente se c'è un'unione e una collaborazione, anche da parte di chi ha organizzato questo carnevale, c'è una persona importante, giusto, che bisogna ringraziare. Io la chiamo? O vuoi chiamarla tu? Signore e signori, l'applauso forte va a una donna supersonica che si chiama Silvia Sartorel. Eccola qui, che si merita l'applauso con l'urlo da parte di tutta Treviso. Guarda Silvia, per te. No, ragazzi, vi assicuro, lo facciamo di 10 secondi l'applauso almeno, vai. E per Silvia il PIP, che noi se stimoliamo bene Silvia fa ancora più eventi qui, capito? Cioè si organizzano ancora di più. Il PIP! E allora adesso volete sapere qual è il carro vincitore del Carnevale di Marca qui a Treviso 2023? Io potrei dire il terzo, il secondo, il quarto. Però, allora, vogliamo ricordare intanto il premio, Silvia, questo premio che è stato fatto... dal maestro Marco Varisco. Applauso a maestro Marco Varisco per questo bellissimo premio. Signore e signori, Mario, vieni qua, insieme. Allora, io dico questo e voi... dite questo, una parte e la seconda parte, non dite nulla fino alla fine. Vince Carnevale Treviso 2023 con il tema del Re Leone, Carlo Proloco, Sant'Angelo Treviso. Quindi qui su tutto, non tutto, un esponente del carro di Sant'Angelo e la sportività da parte di tutti e di tutto il pubblico per Sant'Angelo, per le coreografie, per il carro, per la grinta, la forza, gli abiti, i costumi e tutto, il presidente anche dell'associazione della Proloco, grazie, qui sul palco ragazzi. Per Sant'Angelo, eccoli qui che andiamo a fare la premiazione.
Allora è emozionata. È emozionatissima. Perché ci si mette a piangere? Perché c'è tanto lavoro dietro, tanti sacrifici. Il carro si fa dopo il lavoro, alla sera, e quindi tanta fatica viene finalmente ripagata. Grazie. Andiamo a vedere, la consegna. Questo pomeriggio, tra l'altro, abbiamo la consegna del capo carro e Simba. The President, ti serve anche un discorso a questo punto, prego. Abbiamo vinto dopo molti... Aspetta, tengo io perché tra premio, Simba e tutto è facile. Io vai. Poi avrei anche una richiesta, Vai. Allora, ringrazio tutti quanti, siete stati formidabili. Aspetta un attimo, Mario, vieni qua vicino a me, ho bisogno di sostegno, vai. Ringrazio tutti quanti, siete stati formidabili, per noi è una cosa veramente, siamo senza parole, siamo stupefatti, è stata dura, sono stati mesi intensi di duro lavoro e vi dico grazie di cuore a tutto e io voglio ringraziare, scusate perché Simba anche pesa dopo un po'. Applauso ragazzi, applauso. Io voglio veramente ringraziare tutto il nostro team, la nostra squadra, il nostro branco, perché sono stati formidabili tutti quanti, da chi guidava il trattore, da chi ha passato le notti con me a preparare il carro, alle coreografie, tutti. Sabato scorso oltretutto abbiamo avuto un piccolo incidente, si è rotto l'impianto e fino alle 2:30 di notte abbiamo sistemato tutto, non vi dico quanto lavoro. Però siamo contenti, siamo felici di aver scelto anche questo tema qui, perché dopo il periodo pandemico è un tema particolare che ci fa ricordare momenti anche tristi, che ci mancava il carnevale. E con questo tema abbiamo detto diamo questa speranza che ritorni il carnevale, che ritorni la felicità negli occhi di tutti, negli occhi dei bambini. E allora ci siamo messi sotto. Enrico, facciamolo vedere il trofeo! In alto, sul trofeo! Grazie Treviso, grazie a tutti! Ho una richiesta però, voglio vedere tutta la mia squadra qui. Vi voglio qui a fare la foto, qui davanti. Almeno dietro di me. Aspetta, guarda, facciamolo qui. Perché altrimenti il palco non regge. Vai pure giù lì, Presidente, attenzione, è perché ragazzi, ma quanto è bello sentire l'emozione di un presidente della Proloco. Applauso a Sant'Angelo, ragazzi, altro che, guarda che belli, in diretta ad Antena 3 anche. Sindaco, vuoi dire qualcosa? Finale? No, volevo fare i complimenti ovviamente a chi ha vinto, ma ricordo che avete vinto tutti, è stata una giornata davvero fantastica. E quindi complimenti e ci vediamo l'anno prossimo sempre qui a Treviso. Grazie ragazzi, grazie a tutti e viva il carnevale! Evviva il carnevale, evviva Treviso, grazie mille, buona giornata a tutti. Della Proloco di Sant'Angelo, dei vincitori di questo carnevale 2023. Noi chiudiamo questa diretta, tra un po' ci saranno i telegiornali, riproporremo ovviamente nei servizi questo bellissimo pomeriggio insieme qui a Treviso e con questo è tutto, linea alla rete. Una signora mi ha riconosciuto che sono Gigi D'Angelo.